E allora sono le 16:38, 5 secondi, siamo all'ultimo chilometro per quanto riguarda almeno due pagine al giorno in questa puntata speciale dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Abbiamo parlato di tante cose in questa puntata speciale della nostra rassegna stampa culturale quotidiana, che è molto più in questi giorni. Abbiamo parlato di un libro, abbiamo raccontato un graphic novel, abbiamo raccontato una serie podcast, adesso raccontiamo una rivista online che, per chi ci segue qui ad almeno due pagine al giorno, è di casa, perché raccontiamo e leggiamo i loro contenuti quasi quotidianamente. Intanto sono veramente molto contento di dare il benvenuto a Lorenzo Grammatica qui con me. Ciao, Lorenzo. Ciao Francesco, il piacere è mio. Davvero sono molto contento perché abbiamo seguito sin dall'inizio, come dire, la vicenda di Lucy sulla cultura di Nicola La Gioia. Ribadisco, Lorenzo Grammatica, responsabile editoriale di questa rivista, che quest'anno ha uno spazio autonomo al Salone del Libro e che racconta con diverse declinazioni come si costruisce questa rivista, anche focalizza l'attenzione su alcuni autori. Tra l'altro, tra poco diremo anche del tuo incontro di domani, che è un incontro pazzesco, fammelo dire, no? Intanto siamo a più di un anno, dalla nascita di Lucy sulla cultura. Si può fare già un bilancio, di come va questa rivista, no? Fare un bilancio è difficile, perché temo mi manchi la giusta distanza. Sono talmente coinvolto che le cose mi sono assieme, vicine, lontane e inafferrabili, però ci provo. Prima di tutto, Lucy, è vero come dici tu che ha poco più di un anno, perché è online da febbraio 2023, ma noi ci lavoriamo, noi intendo il gruppo di lavoro che è iniziato, che ha dato forma, non c'era nulla. Quindi ovviamente Nicola La Gioia, Maddalena Cazzaniga, Giorgio Zanotto, Irene Graziosi, io, Giada Arena, e poi si sono aggiunte tutte le altre persone, ma ci lavoriamo secondo me da 3 anni. E quindi per me è bizzarro vedere questa creatura che ha preso vita dopo un anno e mezzo, non solo gattona, ma prova, a volte maldestramente, spero a volte invece in modo più riuscito, addirittura non a camminare, ma a saltellare, ad accelerare un pochettino i tempi, che sono quelli di una rivista, comunque di un gruppo di lavoro che impara a conoscersi, cresce e cerca una direzione. Secondo me quella direzione la stiamo trovando, è una direzione fatta di, prima di tutto, accessibilità. L'idea che si pareva mancasse una rivista culturale che provasse a comunicare anche attraverso dei media che sono dei media che tradizionalmente in Italia sono stati meno utilizzati, certo, nel giornalismo culturale, nell'approfondimento culturale. Parlo dei podcast, parlo dei video, del fumetto. L'idea era creare un collettore che riuscisse ad abbracciare diversità e ad accogliere anche persone molto diverse tra loro, generazionalmente, per interessi, ma con una matrice che è una matrice comune, che è quella della linea editoriale che cerchiamo di dare, del lavoro che facciamo. Secondo me, se me lo chiedi, dopo un anno e mezzo il bilancio è positivo. Cioè, io sono felice, noi siamo felici di lavorare a questo progetto, e è bello quando un pezzo, un video va bene, funziona, entra anche nel dibattito. È bello sapere che ci sono delle persone che ci seguono e aspettano determinati contenuti, ad esempio le video lezioni o il podcast di Nicola. E è bello anche vedere che le persone cominciano a capirci, ma anche a non essere d'accordo spesso. E ma questo è un elemento, quindi vuol dire che siamo riconosciuti. È un elemento che stesso torna molto spesso anche, nelle riflessioni anche di Nicola La Gioia, ma evidentemente si capisce che c'è molta dialettica all'interno del vostro gruppo. Madonna, di lavoro. Poi no? Se lo chiedi a me, io sono. Io temo di essere irrimediabilmente polemico, ma una polemica che io voglio raccontarmi come costruttiva, ma a volte è solo la voglia di discutere. E però sì, ce l'abbiamo questa cosa. Da Nicola in giù, tutti,
tutti ci accapigliamo sulle cose. Ma è sacrosanto però questo. Ma, sennò che, diciamo, ma esatto, che noia fare una rivista perché, se, no? Esattamente, cioè, se ci fosse solo un anonimismo totale sarebbe un problema serio, anche perché colpisce sempre, ed è un piacere anche, ma parlo diciamo per esperienza personale, come fruitore della rivista e anche come colui che prova a condividere i vostri contenuti con i nostri ascoltatori, con i nostri spettatori, condividere una pluralità di contenuti, diciamo anche di strumenti, perché possiamo condividere i contenuti del magazine, i podcast, la musica dal vivo, tra l'altro, che mi fa luccicare, mi fa battere molto il cuore, perché mi ricorda sempre molto spesso i Tiny Desk Concert dell'NPR. Bravissimo. E questa è un'esperienza che, come dire, riprodotta in Italia, diciamo, mi fa comprendere quanto abbiate una lungimiranza rispetto alla proposta dei contenuti. Adesso non volevo dimostrarti di essere bravo e di aver preparato, no, ma la cosa. mi hai fatto ricordare che effettivamente era talmente forte il richiamo di quel tipo di punto di riferimento, che è il Tiny Desk Concert, che poi a modo nostro abbiamo cercato di declinarlo, ma certo, era un peccato che non ci fosse quella cosa lì, no? Così come i cortometraggi esatto, me ne occupo soprattutto io, spesso con Elena Sbordoni, che è una delle nuove reclute di Lucy, la più giovane. E i cortometraggi, per me era incredibile che ci fosse così difficile riuscire ad avere un corrispettivo. Non mi sto assolutamente accomunando al New Yorker, non certo, siamo a New York, ma che bello andare a vedere i cortometraggi del New Yorker per assolutamente. Me. Mi sarebbe piaciuto trovare un posto dove riuscire a vederli anche con un sottotitolo in italiano, comunque con una scelta, una curatela di una rivista, di uno spazio italiano. Quindi sono tutte cose che hanno una lungimiranza, perché ovviamente guardano anche fuori dall'Italia, ma è giusto così. Ma anche la proposta dell'illustrazione del graphic novel da scorrere o su uno smartphone oppure su uno schermo, credo sia anche abbastanza innovativo, perché io non ti nascondo, sono molto legato alla carta, però quando ho scoperto anche lo spazio, diciamo, dell'immagine, del graphic novel sul sito Lucy sulla cultura, ho provato, diciamo, anche a misurarmi con la fruizione, diciamo, del graphic novel da quel punto di vista. Ma ci sono degli accorgimenti particolari dal punto di vista tecnico per proporre, come dire, un graphic novel su un sito web? So, questa che è una buona domanda. Una domanda anche un po' da uomo novecentesco. Uomo novecentesco, ma dalla parte del fruitore, del lettore, dell'utente, perché ormai dire lettore è quasi limitante, certo, perché avendo così tante cose, così tante forme di racconto diverse, fruitore forse è la parola più adatta, però è giusta l'osservazione che fai. Ti posso dire che abbiamo lavorato tanto in una prima fase, prima che la rivista uscisse, sia con lo studio di design che si è accompagnati fino a poco fa, quindi dalla creazione della brand identity al disegno del sito, Undesign, sono di Torino, sono stati molto bravi, sono bravissimi, abbiamo lavorato con loro e con Cosmo è dei ragazzi che fanno gli sviluppatori, che lavorano con Undesign, hanno lavorato con noi facendoci il sito, però siamo chiesti come rendere le cose più possibili aderenti alla funzionalità dell'utente, quindi tutto quello che vedi è frutto di prove, di errori, di cose che imprevedibilmente poi ci siamo resi conto funzionare meglio, funzionare peggio. E quindi sì, all'inizio la graphic novel era pensata solo per Instagram, quindi 10 tavole, poi abbiamo trovato un modo di, la cosa più semplice da telefono è avere uno scorrimento, che è uno scorrimento verticale, perché a seconda la modalità d'uso. Quindi siamo resi conto che sul sito funzionava in verticale, l'abbiamo messo un po' a posto e ora le 10 tavole sono sia dall'inizio, ho fatto un po' di prove sia sul sito sia su Instagram, ma potrei farti tanti esempi del lavoro che tu giustamente con occhio attento riscontri, cioè ogni cosa è frutto anche di tentativi, di errori, di discussioni affinché le cose fossero più chiare possibile. Sai qual è la cosa più... Allora, uno dei complimenti più belli che ci hanno fatto l'ha fatto questa nostra amica che si chiama Camilla. Camilla la prima settimana di Lucy, febbraio 2023, esse un pezzo di Nadissa Oyangoda, un personal essay molto bello sulla lingua.
era un personal essay con un po' di note. E allora abbiamo lavorato con Andesign e Cosmo a queste note pop-up che si aprivano direttamente durante la lettura con un tocco, che a me sembravano, ero felicissimo da lettore. E Camilla, questa nostra amica, aveva detto: ma che bello, che meraviglia. Continuava a mandarmi gli screenshot delle note aperte, delle note chiuse, ero felicissimo. Se tu hai notato questa cosa, ti fa piacere, mamma mia, che bello. Certo. Vuol dire che insomma... Mamma mia, tu vedi quella cosa lì, ti fa proprio piacere scorrere la nota e aprirla. Senti, ma posso farti la domanda marzulliana? Per cui... No, ma niente di che, rispetto al lavoro quotidiano che fai, perché insomma essere, come dire, avere la responsabilità editoriale, si può dire, no? della rivista, insomma, cosa comporta? Comporta, diciamo, stare sul pezzo continuamente rispetto a tutta una serie di contenuti e di questioni, perché anche qui, insomma, ovviamente approfitto di questo, di questa diretta anche per fare i complimenti a te e al tuo gruppo di lavoro, rispetto a livello altissimo anche degli interlocutori con i quali voi realizzate le interviste. Ricordo delle interviste pazzesche, diciamo, Emmanuel Carrère, diciamo, tanto per dirne uno, Marco, no? Missiroli, esattamente, no? Uno su tutti rispetto ad uno scrittore che da queste parti amiamo particolarmente. E la senti la responsabilità di questo lavoro quotidiano su queste riviste? Adesso che me la fai notare, sì. Prima ero molto più leggero, quindi non volevo crearti un problema. No, assolutamente. Ti rispondo in realtà parafrasando Nicola, cioè noi ci siamo sempre detti una cosa. Questo gruppo di lavoro è un gruppo di lavoro che cerca, in modo spero riuscito il più delle volte, di lavorare con un'intelligenza collettiva, un'intelligenza reticolare, cioè le gerarchie, i ruoli sono importanti, ma è soprattutto siamo in pochi, è un lavoro che, ad esempio, io sono responsabile editoriale, ma Irene Graziosi è vice direttrice, o Massimo De Giulio è caporedattore, o Emiliano Ceresi è un editor ormai strutturato. E ti posso dire come funziona, che c'è, come giustamente riscontravi tu, tanto dialogo, parliamo tanto dei pezzi che vogliamo commissionare, parliamo tanto dei temi, dei numeri, parliamo tanto di ogni singola cosa che poi va sotto la nostra responsabilità e la mia responsabilità, che è quella editoriale, e parliamo tanto e siamo anche, io adoro lavorare i pezzi, commissionarli, pensarli con l'autore o con l'autrice, editiamo tantissimo. Quindi io cerco di editare quasi tutto, ma perché mi diverto troppo. Lavorare i pezzi mi piace tantissimo. E ovviamente c'è un senso di responsabilità, che è un senso di responsabilità che sentiamo come gruppo. Cioè, quando qualcosa non è all'altezza delle aspettative che avevamo, all'inizio per me è drammatico. Dico, cazzo, ma com'è possibile? Se abbiamo lavorato così tanto... 4-5 giri, ma poi la verità è che devi anche lasciare andare. Una volta che hai fatto il possibile perché un contenuto, perché un pezzo sia il più possibile levigato, vicino a quell'impossibilità che è la perfezione, soprattutto dal proprio punto di vista, alla fine stiamo imparando anche a lasciare andare, a accettare che le cose rimangano il più possibile anche, nonostante i nostri sforzi, contaminati dal caso, perché alcuni pezzi vanno molto bene e altri pezzi non vanno così bene. Io questa cosa posso provare sempre ad articolare delle ipotesi che siano, ai miei occhi o quelli delle persone che mi sono accanto, il più possibile convincenti, ma la verità è che non lo so. Sono dei pezzi fare che anche lavorare un po' l'imperfezione. Ma sì, ma secondo me è importante. L'imperfezione non intesa come ovviamente satteria o mancanza, certo, di serietà, ma il fatto che il caso e l'imperfezione a volte hanno un ruolo fondamentale nel lavoro di un gruppo. Io davvero a volte mi chiedo perché alcuni pezzi sono andati così bene e perché altri sono andati meno bene di quanto pensassi, ma questa non è una gerarchia legata alla qualità, certo. È semplicemente a volte anzi ci sono dei pezzi invece che, presentando delle piccole imperfezioni, quasi riuscivano a uscirne valorizzati. Cioè, sono dei pezzi del primo, del secondo numero o del terzo numero, quando eravamo ancora in una fase di rodaggio, che ai tempi mi sembravano, dicevo, cavolo, potevamo fare molto meglio qua. Poi l'altro giorno mi capirò di riguardarli, pensate che c'è, boh, alla fine va bene così, non era affatto male, abbiamo lavorato tanto,
alcune cose che non sapevamo ancora fare così bene le sappiamo fare meglio adesso. Quindi, rispondendo a questa, l'ho presa molto larga, secondo me c'è un senso di responsabilità collettivo che ci porta, secondo me, a problematizzare continuamente il nostro metodo di lavoro, a cercare di fare sempre il meglio possibile, ma cercare anche degli squarci di imprevedibilità, di imprevisto, ecco, che poi a volte sono le cose più divertenti. Mi piace che tu abbia detto l'ho presa un po' alla larga, però insomma, se vogliamo, è proprio l'elemento che caratterizza Almeno Due Pagine al Giorno, perché noi lasciamo respirare il pensiero e molto spesso lasciamo che come dire, il pensiero si costruisca mentre si va, quindi va benissimo. Sono anche un logorroico, no, ma non fa niente, siamo in due, ma intanto siamo abbiamo ancora una manciata di minuti, perché dicevamo all'inizio Lucy sulla cultura per la prima volta al Salone del Libro. Oggi e domani, se non sbaglio, la Sala Madrid, Centro Congresso, realizza tutta una serie di appuntamenti. Anche lì la serie di appuntamenti è lunghissima. Se siete al Salone o se pensate di venire, fate un passaggio anche al Centro Congressi, perché la proposta è davvero anche molto alta. E anche lì però, insomma, vi siete sbizzarriti, perché parlerete di come si costruisce la rivista, ma anche incontrate dei pezzi da 90 della letteratura e non soltanto, ma anche della radio e della cultura in generale. Quanto ci avete messo a costruire questo programma? Come è stato il lavoro per costruire la vostra presenza al Salone? Bella domanda. Ce li siamo scelti. Cioè, ormai più di un mese, ovviamente più di un mese fa, ci siamo detti: ma chi vorremmo portare al Salone tra le persone che ci sono? E allora abbiamo giocato veramente con i nomi che ci sembravano interessanti, quelli che, ad esempio, io in questo momento sono qui con te. Sono felice di essere qui con te, ma mi sto perdendo un incontro a cui io tenevo tantissimo. Diane Williams. Diane Williams è una scrittrice americana straordinaria che scoprì molti anni fa leggendo, ti ricordi Max Winnis, le riviste, tutto il mondo di riviste di The Beggars. La parte di casa editrice di Max Winnis pubblica questo libro che compro online, si chiama Fine, 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 avevo 20 anni, ma è un libro stupendo di racconti brevi, di microfiction. Quest'anno Black Edizioni ha pubblicato, credo per la prima volta, un suo libro tradotto, e quindi abbiamo cercato di averla, perché è amatissima da Franzen, è un'istituzione nel genere in America. In questo momento Irene Graziosi la sta intervistando. E comunque abbiamo assecondato i nostri desideri. Io stavo leggendo ero curioso di leggere Paul Lynch, sarò io domani, avrò l'onere o la fortuna di parlare con Paul Lynch, candidato al Premio Strega Europeo, quindi l'ultimo incontro credo che farà prima di andare alla premiazione, sperando per lui che vinca, è quello in Sala Lussi. Poi c'è Mircea Cartarescu con Mazzoni e Nicola La Zoia. Nicola oggi ha fatto un incontro tributo molto bello, divertente, profondo e anche commovente, a Loredana Lipperini e alla sua carriera, alla sua unicità e versatilità, intelligenza, insomma, Loredana Lipperini. Abbiamo avuto le Passenger oggi con Matteo De Zuli, che ha parlato con Stefania Auzi, Viola di Grado, Iperbore, un bellissimo progetto, un tumore legato alla Sicilia. Quindi c'è Walter City alle 5 che parla con Emiliano Ceresi, che è uno dei più bravi, secondo me, a fare le interviste da filologo quale è il Lucy. Oh, ci siamo divertiti, abbiamo preso. Tra l'altro ho anche uno slogan, perché Sala Madrid è lontanissima da qui, a me sì. Sembra tutto lontanissimo, ma è perfetta per rilassarsi, perché non c'è la ressa. Quindi chi passa in Sala Madrid si ascolta degli incontri con persone molto brave, non necessariamente noi, dico gli altri, gli ospiti soprattutto, e si rilassa un attimo. Quindi... No, ma anche voi, fammelo dire, adesso tu hai glissato, però dobbiamo chiudere su questo. Allora, l'incontro di domani di Lorenzo Grammatica alle 16 alla Sala Madrid, Centro Congressi, si intitola così: la letteratura può aiutarci a sentire il dolore degli altri, con Paul Lynch, diciamo, mica l'ultimo arrivato. E allora, chiudiamo su questo, però insomma ti chiedo anche un po' di essere davvero sincero, di aprirci il cuore, se tu vuoi. Come si fa a preparare un incontro così? Perché, diciamo, io provo un grande rispetto nei tuoi confronti, rispetto a questa cosa che fai, anche se già rispetto, grazie, a Lucy sulla cultura, ma rispetto a questo incontro di domani. Sei tranquillo, sì? Ma sì, secondo me sarà interessante per chi avrà voglia di venire ad ascoltarlo, e sicuramente sarà interessante per me, perché come l'ho preparato,
lui stesso, Pollins, ha descritto questo libro come un tentativo di empatia radicale. E quindi ho cercato di lavorare su analogie e punti di contatto tra l'opera di Linz, nello specifico questo libro, e Il canto del profeta. Il canto del profeta, edito da 66 and Second. Bravo, mi stavo dimenticando di citare l'ottima casa editrice che ha fatto un gran lavoro, perché è la casa editrice che ha pubblicato tutti i libri di Paul Linz. Io in realtà ho apprezzato molto il libro, apprezzo molto Paul Linz, ma ho anche delle domande che vanno... Non sono necessariamente convinto che l'empatia radicale di cui parla Paul Linz sia poi così convincente, non come esercizio letterario, ma come speculazione teorica. Certo. Quindi sarà, spero, una conversazione interessante. Io ho molti dubbi e spero che lui aiuti non solo a fugarli, ma che insieme si possa riuscire a trovare delle strade inedite per raccontare questo tema. Il fatto che tu abbia un sacco di dubbi è garanzia. Sono pieno di dubbi. Guarda. È garanzia del fatto, come dire. Neanche l'orario mi ricordava, che gli incontri ci permettono anche, diciamo, di provare a declinare quei dubbi. Intanto, allora, noi siamo praticamente in chiusura di questa puntata speciale di Almeno Due Pagine al Giorno. Intanto, Lorenzo, io ti ringrazio moltissimo. Ma grazie a te, per Francesco, essere stato qui con noi. Spero sia stato un buon tempo anche per te. Assolutamente. Noi sì. Ci fermiamo qui, però, insomma, le dirette dal salone continuano. Adesso ci spostiamo in un ambito sportivo, tra poco ci sarà una puntata speciale di Dentro i Secondi, ma intanto grazie ancora per averci seguito. Noi siamo ancora qui al Salone Internazionale del Libro di Torino. A tra poco. Grazie.